Siamo qui oggi nel Parco Colli d'Oro, nel municipio quindicesimo, insieme all'assessore all'ambiente, insieme alla commissione e anche alla portavoce del municipio quindicesimo, per identificare le linee di indirizzo più giuste, più corrette e anche più risolutive per ridare vita a questo parco. Un parco dimenticato, ma soprattutto devastato dalle passate amministrazioni, che lo hanno vessato con una struttura in cemento la quale doveva essere un centro sportivo, ma di fatto non l'è stato. Perciò una cattedrale del deserto che vede appunto depauperare un parco che di fatto era anche un'importanza per la biodiversità, e oggi questa amministrazione è qui per ridare vita, ma soprattutto per trovare gli indirizzi giusti e risolutivi appunto per ripristinare un parco a verde. Dunque, siamo qui con la Commissione Ambiente e possiamo dire che manca tutta l'opposizione, forse perché c'è un senso di vergogna da parte dell'opposizione. Abbiamo proprio oggi ricevuto un documento dal Dipartimento Sport dove ci parla di cifre definite per mettere in sicurezza questo scempio vero e proprio, che parte dal 2007 con progetti poi approvati in maniera definitiva nel 2010 e con uno stanziamento di 10 milioni e passa di euro, e nel 2011 ci troviamo con un'approvazione di un progetto esecutivo. Oggi invece noi ci troviamo ad approvare una somma da stanziare per una messa in sicurezza e un passaggio poi alla responsabilità del Dipartimento Ambiente, che si occuperà appunto di mandare avanti dei progetti partecipati, a questo punto di ripristino sia ambientale che proprio strutturale dei luoghi. L'indirizzo che abbiamo dato oggi è molto semplice in realtà. Quello che ci interessa è che sia questo territorio a indicare quale tipo di esigenza con cui utilizzare questo spazio. Ci possono essere varie idee che possono offrire tutti i cittadini che speriamo parteciperanno con quello che potrebbe essere un percorso avviato dall'assessorato d'Annunziata, per cui potrebbero uscire fuori dei criteri che poi andranno magari in un concorso pubblico di idee messo sui tavoli delle nostre università con i nostri giovani progettisti, per tirar fuori quello che può in ogni caso o che deve diventare una trasformazione rispetto a quello che effettivamente serve e quello che i cittadini vogliono. A valle di questo percorso ovviamente poi ci deve essere un impegno concreto da parte dell'amministrazione, per cui magari ci sono anche i tempi per capire come mettere in bilancio le risorse necessarie. Parliamo comunque di interventi che non devono essere così costosi, quindi speriamo che attraverso questo percorso si attivi, così come stiamo facendo anche in altri territori, un percorso molto molto risolutivo, per cui i cittadini piano piano cominciano a costruire loro quello che vogliono, che venga trasformato e come venga trasformato, negli spazi che da anni aspettano di poter avere in qualche maniera una voce in capitolo. Grazie. Siamo qui al Parco Colli d'Oro con la Commissione Ambiente Capitolina, che ci è venuta a trovare oggi qui anche in una giornata particolare, perché abbiamo organizzato con varie associazioni e comitati di quartiere una giornata di decoro urbano, di pulizia di questo parco. E da stamattina siamo qui a pulire con la collaborazione di AMA e del Servizio Giardini. Sono felicissimo di avere loro qui per affrontare insieme municipio e Roma Capitale le problematiche che presenta questo mostro di cemento che sta alle mie spalle. Per costruire questa opera scellerata sono state tagliate all'incirca 40 essenze.
Questo chiaramente ha provocato anche un danno ambientale, ma anche un danno alla biodiversità di questo quadrante, di questo territorio. A seguito della commissione di oggi chiederemo al Dipartimento Sport, che è ancora in gestione l'area, di interpellare l'avvocatura e di chiedere un parere su chi dovrà pagare tutto questo. Ah, volevo dire anche questo, dobbiamo far pagare a chi ha sbagliato, e uno degli errori principali per il concessionario, anzi ex concessionario, è stato proprio quello di aver allacciato in fogna in modo non corretto, e quindi questa è stata una delle cause principali. Quello che ha richiesto ACEA negli anni è di ripristinare i luoghi come erano all'inizio, quello che ha richiesto appunto alla ditta che ha costruito e che ha creato questo scempio. Questo non è stato mai fatto, perciò ad oggi la ditta che ha costruito quest'opera non ha mai ripristinato i luoghi come erano all'inizio. Questo è quello che noi invece faremo, perciò daremo un impulso forte e deciso per far ritornare questo parco come era una volta.